Siamo nei locali della Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca in compagnia della signora Francesca Duranti, di cui ieri è uscito l'ultimo libro, un manuale di conversazione. Ora, la prima domanda, la più scontata, però, è come nasce l'idea di scrivere un manuale di conversazione nel 2009? Nel 2009. Innanzitutto non è un manuale, diciamo, di buone maniere, perché questo mi interessa fino a un certo punto, e poi le buone maniere si hanno o non si hanno, si imparano molto difficilmente. Ma credo che sia molto interessante, molto piacevole, una cosa che veramente scalda il cuore, avere degli amici, delle persone con le quali si riesce a conversare bene. E conversare bene non è tanto facile, perché se non si parla di nulla, si parla solamente di pettegolezzi, non è divertente. E se si parla di qualcosa, cioè di qualcosa che preme a tutti noi, come potrebbe essere i famosi argomenti proibiti, cioè la politica, la religione, se si parla di questo si finisce per litigare, a meno che non si sia già tutti d'accordo in partenza. E allora in questo caso è molto noioso, perché non si può tutte le sere vedersi con persone con le quali siamo sempre d'accordo, ci si sclerotizza, insomma, ci si ossifica la mente, quindi bisogna anche un pochino discutere, ma senza finire a male parole. Questo richiede delle regole che tutti devono usare, bisogna avere il coraggio di imporsele e magari anche di imporle agli altri. Lei infatti paragona la conversazione ad un gioco? Sì. Che lei definisce intelligente e istruttivo. Sì. E come tale appunto necessita di regole condivise. Sì. La prima che le viene in mente, quella che ritiene basilare? Forse la prima è quella che dico non fare la gallina, e cioè viene da una storia di un libro che ho letto, di un amico, in cui c'è un bambino piccolo che sa fare la gallina e tutta la famiglia intorno dice bravo bravo, fai vedere come stai a fare la gallina, fai vedere al prete, fai vedere alla zia, fai vedere alla nonna, e lui fa la gallina. Poi dopo qualche pagina lui non si rende conto che è passato del tempo, che lui è troppo grande per fare queste sciocchezze, fa una volta la gallina e tutti gli dicono smettila scemo. Ecco, bisogna sapere che l'occasione per ognuno di noi di fare la gallina impunemente si presenta pochissime volte nella vita, quindi non parliamo troppo, non siamo troppo esibizionisti, ascoltiamo anche gli altri, diamo tempo anche agli altri di dire la loro, così ho già parlato troppo. A proposito della comunicazione e della conversazione, lei parla di veleni che intossicano. Sì, sì. Profondamente sì. Il gesto condiviso del conversare. Sì, sì. E ancora, tra questi veleni le chiedo una classifica o comunque uno di quelli che lei ritiene più tossici. Quello più tossico è quello di passare la serata con persone che non si rispettano. Allora quello è inutile, o cioè ci può capitare, ma almeno allora lì non facciamo conversazione, diciamo due sciocchezze, parliamo dell'ultimo film e così alto alto, senza entrare in particolari. Se si spende il proprio tempo per conversare con qualcuno, bisogna sostanzialmente rispettarlo e naturalmente non necessariamente essere d'accordo con lui, ma rispettarlo, quindi sulla base del rispetto si hanno anche opinioni diverse. A proposito sempre della conversazione, lei porta come esempi due tipi di salotti, quello francese e quello inglese. Ma dei tempi del 700, dei tempi andati. Sì. Ora, così, io le chiederei di ipotizzare un salotto ideale negli anni 2000, se vuole anche dicendoci delle persone con cui volentieri converserebbe. Allora, io voglio, per esempio, io ho una specie di malattia per cui sono, come si dice, addicted, sono intossicata da un canale televisivo che è La 7, dove si fanno, secondo me, conversazioni ben fatte, dove le opinioni sono sempre diverse, dove non ci si accapiglia, no, perlomeno non sempre, e dove le cose vanno. Allora ci sono certe persone di quel genere, certi tipi di conversazioni come quelle che secondo me sono interessanti, e queste si possono avere a qualunque livello di cultura e di intelligenza, perché ognuno sul suo livello, se rispetta le opinioni degli altri, se dice la sua nella maniera più intelligente possibile, se ascolta anche quello che gli altri dicono, se non parla troppo, questa è la cosa più importante, se non va in troppi particolari, se non aggiunge una serie di elementi meteorologici e di biografie inutili, di rami laterali, e se va dritto al punto, quindi non rompe le scatole più di tanto,
secondo me si può avere una buona conversazione. Ecco, parlava della televisione, che rapporto vede tra la conversazione, quella quindi che è un'attività quotidiana e ordinaria, se vogliamo, e la televisione, che è quotidianamente e ordinariamente nelle nostre vite? Sì, quella lì è, uno è passivo lì e ascolta e basta. Influenza magari, no? Della... Sì, oddio, certo che lì l'influenza è per lo più negativa, diciamo, perché la televisione, quella televisione che si vede per ore è in genere cattiva televisione. Difficile che uno veda per ore le buone cose, tutto lui non ci sono per ore, perché quello che è per ore in genere è pessimo. E poi perché proprio il carattere di quello che vede la televisione per ore e ore, quindi non ha niente di meglio da fare, è spesso quello della persona che poi sceglie le cose pessime. Quindi lì, secondo me, c'è poco da fare. La qualità è bassa. A quale categoria di persone si sentirebbe di consigliare? Tutti. Io spero in una vendita planetaria di questo libro.